Questo governo il 15 dicembre ha presentato un testo della manovra di bilancio che è una presa in giro per il Paese. Siamo al 20 dicembre, stanno ancora riscrivendo interi pezzi di questa manovra di bilancio. Noi come forza di opposizione siamo qui tutti i giorni per lavorare, abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo presentato dei suggerimenti, degli emendamenti per migliorare per quanto possibile questa manovra. Ma non ci fanno di fatto votare. Ieri, oggi per esempio non abbiamo potuto lavorare. Il governo ha presentato, pensate, 5, adesso saremo al sesto pacchetto che riscrive interamente la manovra. Avevano detto siamo pronti. A questo punto dobbiamo dire pensavano di essere pronti. Ma la cosa più grave è che invece stanno confezionando, si prendono questo tempo per confezionare il kit per i furbetti dell'evasione. Questo è la ciliegina sulla torta. Con tanto di firma del relatore, confidiamo che non voglia azzardarsi la maggioranza a depositarlo, quindi che non si azzardi a depositarlo, perché stanno confezionando una manovra che di fatto, come abbiamo già denunciato, avvantaggia evasori, corrotti e chi vuole andare in giro con tanto di tasche piene di banconote e di contante. Però non si premurano invece delle difficoltà degli indigenti, di chi non ha nulla, perché a loro addirittura anticipano e rendono ancora più forti i tagli per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. E guardate che più o meno se andiamo a guardare quella cifra che ricavano da questi tagli, è quella corrispondente per salvare le società di calcio di Serie A. Noi siamo al 20 dicembre. Questo governo rischia veramente di portare il paese in esercizio provvisorio. Noi ci siamo, stiamo facendo responsabilmente la nostra parte, ma certo non potremo avallare soluzioni di questo tipo. Quindi torniamo dentro a lavorare, confidiamo che si chiariscano le idee, si rimbocchino le maniche e si assumano la responsabilità davanti al paese. Il relatore Pella di Forza Italia ha smentito che in manovra entrerà un emendamento sullo scudo Lo ha penale. smentito Lo ha smentito adesso? adesso. E Ah, tant'è che. perfetto, quindi allora questa sua firma, credo ci sia anche la sua firma, quindi non lo presenta più. Benissimo, quindi hanno capito che stiamo facendo sul serio. Questa cosa non la permetteremo. Grazie.